poca voce. Il tempo domani sarà più clemente, spero. Allora, il programma è questo. Partiamo con l'assemblea, che è l'assemblea obbligatoria per la nostra società sportiva, che si fa tutti gli anni e abbiamo scelto da 2 anni di farla qui a Fano. Partirà subito, dopodiché avremo le premiazioni. Vedete tutte quelle coppe lì? Sono 80 coppe, per cui avremo parecchio da perdere tempo. Avremo la presentazione dei candidati alle prossime elezioni, che sono 11, e avremo una presentazione da parte mia e da parte degli ex presidenti che verranno qui a parlare un po' sull'andamento del club. Dopodiché si passa alle estrazioni dei pettorali, che sono veramente una marea e ci prenderanno penso un paio di ore. Nel contempo, alle 7:30 precise, parte la cena. Allora rimangono 4 cose da fare a fine cena, cioè noi cominceremo penso dopo le 21. Sul tavolo dove c'è il buffet troverete l'urna delle votazioni, cioè andando via o alzandovi, se volete stare qua, voterete. Seconda cosa, cambierete il pettorale che non vi va bene, trovate un amico, ve lo volete cambiare, venite lì e ci sarò io che vi cambio il pettorale, mentre all'urna troverete Paolo Sangliello. Altra cosa, la borsa prima di andare via ve la darà la segretaria. Abbiamo anche un po' di vestiti che sono in magazzino, abbiamo quasi 1500 euro di cose da far fuori, perché dal prossimo, prossimo direttivo che ci sarà, non so se ci sarò io o chi ci sarà, i vestiti ricominceranno da capo se desidereranno fare degli stock. Ultima cosa, proprio dove c'è la segretaria adesso, c'è la SDAM che vi dà il pettorale. Oh, andata via la turetta. C'è la SDAM che vi dà il pettorale. Per cui troverete 4 persone, andate via in fila, fate le vostre 4 cose, poi uscite oppure state qui con noi. Noi fino a mezzanotte siamo qui. Bene, adesso partiamo con l'assemblea. Ho telefonato prima, è quasi un mese, per una polmonite con grosse complicazioni che è all'ospedale. Per cui ci dispiace molto. Allora, partiamo con l'assemblea, dai, sono esattamente le 16:45 come la scaletta. Allora, l'assemblea, ragazzi, spero che mi sentiate, tanto siete più interessati, vedo il rinfresco che all'assemblea. Allora, la prima cosa che trovate a pagina 12, mi sembra, è il rendiconto. Che pagina ce l'hai tu? Io ho la vecchia bozza. A pagina 9 c'è il rendiconto. Il rendiconto economico che dobbiamo approvare. Ma dobbiamo fare 3 cose oggi sull'assemblea. Approvare il rendiconto e 2 piccole modifiche al regolamento che poi vi spiegherò. Allora, il rendiconto è questa pagina qua. È un piccolo bilancino molto molto facile da comprendere. Allora, in pratica vedete qua sopra quanti soldi avevamo l'anno scorso, sono 12.733, mentre il saldo 31/12 erano 11.506, cioè praticamente noi nel 2017 abbiamo perso 800 euro con tutto quello che abbiamo fatto, non abbiamo speso tanto. Allora, vediamo un attimo voce per voce quello che c'era. Allora, il saldo della banca erano 12.000, abbiamo speso, abbiamo incassato, che è il nostro grosso incasso, quasi 10.000 euro. Se voi pensate che siamo 500 soci, a 20 euro a testa sono 10.000 euro, è il nostro incasso, quello che abbiamo a disposizione che ci date voi. Poi andando sotto abbiamo l'affiliazione della WISP, che è il nostro costo vivo come affiliazione, il rinnovo della tessera con dare avere che noi diamo alla WISP, piccole spese bancarie 168 euro, i costi dei direttivi che sono 399 euro, che sono le pappe che mangiamo noi. Noi abbiamo fatto 4 direttivi e almeno la pizza del direttivo ce la siamo pagata. Sui direttivi poi ne parleremo magari dopo. Noi è molto importante che veniate ai direttivi. Noi abbiamo fatto i direttivi open perché nei direttivi si preparano
il futuro. Sul futuro si parla dei programmi, si parla di come sono andate le cose. È molto bello, a Forlì è stato bellissimo, è durato 5 ore, si è parlato un po' di tutto e sono saltate fuori cose nuove che poi abbiamo realizzato. E li abbiamo fatti sempre a ridosso delle maratone importanti, abbiamo fatto il Presidente, Reggio Emilia, dove venite tutti. Per cui se siete lì il giorno prima venite, e le porte sono aperte, possiamo parlare. Poi andando giù c'è la cena di Fano dell'anno scorso, abbiamo speso, come spenderemo oggi, tanti soldi, perché voi mangiate tutti gratis, con 20 euro vi affiliate e con 25, questa cena costa 25 a te. Qui già guadagnate 5 euro, qui quest'anno invece di far beneficenza vi regaliamo le borse, in più vi regaliamo un pettorale, costo medio che il pettorale portate a casa 30 euro, qui con 20 euro portate a casa 70, ne guadagnate 50, penso che sia una bella cosa per voi che siete qua. Allora la cena dell'anno scorso è costata 4.800 euro, eravate paganti soci 140, 25 a testa, 3.500, poi abbiamo speso per le coppe, abbiamo speso per le stampe, le pergamene che fa felice, abbiamo speso anche il qualcosa di tipografia, per cui abbiamo speso 4.800. La maratona di Fano dell'anno scorso è la prima manifestazione che è andata in positivo di tutte quelle che si è fatta qua in giro, che ho fatto io, che ha fatto il club. Abbiamo guadagnato 831 euro perché c'erano parecchi partecipanti, domani ce ne sarà qualcuno in più. La maratona di Fano di quest'anno abbiamo già degli incassi, 210 euro. La maratona del Presidente è andata sotto, 1698, perché facciamo pagare niente, diamo la pizza, 15 euro, e storicamente c'è sempre un buco di 1000 euro alla maratona del Presidente, i due ex presidenti lo sanno. Cosa dire, quest'anno è andata male perché è venuta l'alluvione, cioè eravamo ai 160 iscritti, che poi che sono venuti ne hanno pagati a 120. Abbiamo avuto il coraggio di farla partire lo stesso e è andata così. Speriamo domani che faccia un po' più bello. Il camificio bacchetta 496 euro, sono tutti gli sticker che io spedisco a chi fa il giubileo, ai nuovi soci, 50 euro a testa, 50 euro, 50 a maratone, quelli che entrano, 100 anche per gli altri. Per cui sono circa... costano un euro l'uno, sono 500 sticker tutti gli anni che spediamo. Gestione del sito, non spendiamo niente per il sito, infatti lo vedete, il sito non si è sviluppato, poi ne parleremo del sito. Spendiamo solo 99 euro, grazie soprattutto a Mario Riccardi che ci perde le notti sul sito. Poi abbiamo la grossa spesa che è passata quest'anno, è stato lo stand alla maratona di Firenze. Chi ha letto il mio articolo Dimenticare Firenze un po' sente un po' la passione che c'è stata e tutto quello che ne è derivato. Portare il club in queste grosse manifestazioni fa veramente sentire quello che la gente pensa e prova per noi. È stato Riccardi che durante... Io li avrei pagati tutti io gli stand, poi vedrete c'è tutto il programma degli stand. Io li ho già pagati tutti, meno Firenze, che Riccardi ha detto per riconoscenza di quello che è stato fatto, per le 8, 10 in 10 che hanno portato a casa 4 record del mondo, paghiamo come club lo stand a Firenze, che costa abbastanza caro. 1900 euro soldi vostri che sono stati spesi. Io ci ho buttato l'anima a Firenze, anche Cristiana, siamo stati lì due giorni in mezzo a tutta quella folla. Comunque leggete Dimenticare Firenze. Poi abbiamo l'abbigliamento è un'altra una questione, abbiamo 1500 euro di buco, che non è buco, è quel magazzino che vedete là. Cioè noi abbiamo avanzato degli stock che abbiamo fatto 1500 euro. Che sono una trentina di tute che costano 50 euro l'una, più canotte, tutto quello che... La nostra intenzione è questa sera di vendere tutto, per cui se poi prima di andare via date un'occhiata a quello stock, azzeriamo questo piccolo gesto. Facciamo il saldo, dai, saldo e stralcio. Dopodiché abbiamo le bandane che abbiamo regalato a Reggio Emilia, 200 bandane, 100 cappellini,
e infine un po' di soldi nell'abbigliamento del cassetto. Questo è il rendiconto. Per cui se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, altrimenti lo approviamo. Domande? Chiarimenti? Centri di costo? Tutti a posto? Oh, rendiconto approvato. Dov'è il fotografo? Fai la foto a rendiconto. Vieni qua. Una cosa è passata, dai. Rendiconto approvato, ok. Ok, dai. Primo step, siamo alle 5 meno 10. Ritorniamo al programma. Allora, i numeri del club sono sempre importanti. Abbiamo 500 soci più 2 in stand-by. Sono 500 soci, sono da poco. La tessera della 500 l'abbiamo data questa settimana. Comunque ce ne sono 2 in stand-by, ma non è vero, ce ne sono un'altra quindicina che vorrebbero entrare. Hanno pagato fino adesso 417 soci più altri che hanno pagato adesso, per cui pressappoco il numero consolidato è di 500 soci. L'ultimo giorno utile per rinnovare è il 4 febbraio, cioè domani, dal 5. Non siamo cattivi, io telefonerò a qualcuno, qualche anziano, qualche amico mio che so che tutti gli anni devo correre lì dietro, però da 5 cancelliamo quelli che non hanno voluto rinnovare, che sono pochissimi. Per quanto riguarda le liste che sono state mandate, sono state 406 le liste, 406 le liste, grande Saviello che è lì nell'angolino le ha formattate. Però siete bravi, devo dire che da 3 anni fa, quando ho preso in mano io, che c'era questa, l'Excel non lo conosceva nessuno, il Word, cos'era il Word? Dico che il 70% arriva in Excel, il nostro obiettivo è che arrivino al 100%, in modo che questo lavoro sia molto molto più facile, e poi anche voi avete questa base con cui tutti gli anni continuerete a segnare le vostre liste. Ok, le convenzioni ne facciamo 90, circa 90 all'anno, quest'anno sono fuori 46, purtroppo è un mese che sono ferme, io e Massimo le abbiamo curate perché Simonazzi, come sapete, non riesce a fare niente, penso che ancora per un mese non riuscirà, comunque abbiamo preso in mano noi, quelli che ci chiamano, gli organizzatori, ormai abbiamo la fortuna che gli organizzatori sono loro che ci chiamano, non abbiamo bisogno di fare grosse domande, che poi dopo vedrete quanti pettorali che abbiamo avuto. È stata anche grande sorpresa, che sono di più, infatti sono 10 in più rispetto a quello che vedete lì, tra cui c'è anche il passatore che ci ha regalato un pettorale. Ok, mi sto annoiando, dai, di solito sono 20 minuti che uno registra a sentire le chiacchiere di una conferenza, è vero, dai, 20 minuti precisi. Il sito, parlare del sito, stiamo qui un'ora, però la nostra intenzione è di fare 2 cose del sito: cambiargli la grafica, renderla molto più accattivante soprattutto sui social network, e altra cosa fare un sistema con cui vi logherete e sarete voi a dialogare direttamente col sito, cioè praticamente dall'anno prossimo, questo è sicuro, rinnoverete con carta di credito e andrà automaticamente il vostro pagamento e la vostra iscrizione. Idem dicasi per le liste, avrete la possibilità di inserire le liste e i segretari tecnici li dovranno solo controllare. Perché vi dico, è stato un mese e mezzo terribile sia per Riccardi che per il Paolo Saviello. Poi chiedete a loro che cosa hanno fatto. Io per, l'unica cosa che posso dirvi è fare un applauso a Paolo Saviello, dai. Grazie Paolo. Che farà il segretario tecnico ad interim, perché secondo me Riccardi non si candida e si andrà avanti così. La grafica, come vi dicevo, andrà avanti in automatico con il nuovo sistema che stiamo per adottare, che il prossimo direttivo
penso che adotti, perché è una spesa minima e comunque va fatto, altrimenti implode. Le tessere, come avete visto, abbiamo fatto il sistema con cui le potete prelevare direttamente dal sito. Ok, regolamento gare, un attimo di attenzione, che questa è una cosa, praticamente è l'unica cosa con cui dobbiamo discutere oggi. È un po' una cosa che ci tiene molto, Riccardi purtroppo non c'è perché ha avuto un incidente e arriverà tra un'ora. E questo è l'articolo 2, l'articolo 2 del nostro regolamento, della vostra pagina 8. Noi vorremmo il punto E e il punto F portare due piccole modifiche. Allora ve lo leggo, poi non voglio che si aprino discussioni, alzate la mano e dite sì o no, tanto sappiamo che siete in 164, vi contiamo. Allora, per le gare a circuito con numero di giri superiore a 4, cioè i soliti loop che facciamo noi per fare 6 ore il maratone, il chip dovrebbe diventare obbligatorio per evitare che ci siano i soliti incidenti, le solite chiacchiere e compagnia cantante. Quando i giri non sono a circuito, ma andate e ritorno, ad ogni cambiamento di direzione è obbligatorio il controllo elettronico, tappeto o chip manuale, oppure avere il giudice come abbiamo noi a Orta che guarda la realtà. Allora, è chiaro? Ci sono domande su questo punto qua? Cioè, se le gare sono a giro, se hanno più di 4 giri, pretendiamo noi come club, perché per omologare che si sia l'attacca, non vogliamo sapere poi più o meno che quelli che sono gli organizzatori, per darvi l'attacca, se non c'è il chip non ve la diamo. Facciamo un esempio delle gare che sono, una è Bomboloni, che io non ho mai fatto, non so come funziona, però mi dicono che un'altra è quella che organizza Massimo Faleo a Pescara, uguale, lì addirittura non c'è né medico né ambulanza né niente, insomma queste gare qui. Poi un'altra è quella di Calderaro di Rene, che si va il primo di gennaio. Io l'inglese non lo so. Queste gare qui, poi non so, ce ne saranno anche altre, però queste tre sicuramente sono, dovrebbero, almeno adesso l'assemblea voterà e direte voi se vanno bene o meno. Un attimo, per quanto riguarda la mia gara, quella di Pescara Marathon, che sarebbe l'ultra maratona beach, quest'anno ho aumentato il percorso portandolo a 7 km e il fatto dell'ambulanza, è vero che non c'è l'ambulanza perché si fa sulla sabbia, però io tengo l'assistenza di un medico al 118 che sta a 200 metri dalla linea della partenza, dunque se c'è problema interveniamo. Allora c'è Luciano Bigi che vuole intervenire. No, solo per dire che io non sono d'accordo, cioè se l'organizzazione mi garantisce la classifica e mi mette in classifica, cioè io come club perché devo dire non vale perché tu non hai, cioè uno può avere anche il conteggio a video, a vista, insomma, cioè ci sono delle gare che cioè, non c'è, poi è chiaro che noi dobbiamo essere il più trasparente del mondo e quindi anzi piuttosto facciamo 5 giri in più se abbiamo paura che qualcuno dica che non avete fatto il percorso, però e dire che una maratona non è, noi non possiamo considerarla perché non c'è il chip, quando una maratona che è, c'è un campionato, c'è un regolamento e viene applicato quel regolamento lì, mi sembra scorretto. Io non vorrei arrivare, cioè, come mi è capitato a Policoro, che la maratona era 6 giorni e mi è stato detto no, il club ha detto che voi dovete partire alle 3, se partite alle 2 non ve la possiamo contare, cioè, arriviamo a delle cose su. Se l'organizzazione dice la gara è 42 km, ho una 6 ore e alla fine io ti faccio la classifica, io atleta sono in classifica, secondo me è giusto che sia contata, quindi non sono d'accordo. Bene, c'è qualche altro intervento, poi passiamo alla votazione. Mi sembra che sia abbastanza chiaro.
Poi qui tutti i presidenti escono. Dire che non sono d'accordo è poco, prima di tutto perché quei 100 che sono venuti il 1 gennaio hanno potuto considerare che c'erano 6 giudici che contavano i giri. Se io devo spendere altri 600 euro per metterci il CIT, o pagate 100 euro di pettorale o state a casa vostra. Questo è un discorso. L'altro discorso è legato a quello che ha detto appena Bisi. Cioè, che Faleo mi dica che c'è un medico a 200 metri che può intervenire, mi fa scappare da ridere, perché in 200 metri uno fa morire 6 volte. Quindi sono tutte stupidaggini. L'ambulanza vuole sul punto di passaggio in una gara a circuito e vuole sul punto d'arrivo in una gara in linea. Punto. Ci vuole l'ambulanza e ci vuole il medico se è una competitiva, perché questo è il regolamento nazionale e non si discute. Se poi il CLEP semplicemente il discorso del ciclo fa per evitare che qualcuno faccia il furbo, perde tempo, perché tanto fanno i furbi anche quelli che vanno in Europa a correre. Quindi smettiamola di prenderci per il culo, tanto per essere chiari, ok? Ok. Ci sono delle gare dove il CIP è solo all'arrivo, allora cosa esiste quello? Tipo Ragusa, il CIP è solo all'arrivo, uno può partire a 100 metri dal traguardo, fa 100 metri e gli dice ah, c'ho il CIP, e allora dai, lo prendiamo. Ma questo si parla di gara circuito, hai ragione, non è che però, siamo... il CIP io propongo siamo tutti. Allora, c'è altro qualche altro intervento? Anche perché poi non è che si può stare. No, perché mancano i presidenti, non ce ne sono più. Dici? Meno male, dai, meno male che ci sia. Allora, qualcuno è d'accordo per mettere. Cioè, dovete alzare la mano se siete d'accordo con la nostra proposta. Così poi ci contiamo. Allora, qualcuno è propenso a mettere questi il CIP obbligatorio nelle gare a circuito oltre i 4 giri? Alzi la mano. Credo che siamo molto molto in minoranza. C'è anche il CIP fa classifica? O non lo guarda? Certo che lo fa. Niente, non passa, dai. Per cui è inutile stare qui a insistere. Siamo la minoranza, caro figlio. Ho capito. Allora l'altra modifica che volevamo fare, però penso che non sia visto per quanto riguarda le gare all'estero. Allora, le gare all'estero, questa è una cosa che io sinceramente, perché ne faccio tante all'estero, non avrei voluto mettere, però c'è qualcuno che ci chiacchiera, come diceva, andiamo all'estero a fare i furbi. Allora, voi sapete che io ho un grande amico che si chiama Christian Ottas ha fatto 2000 e quasi 700 maratone. Christian Ottas sul lago Teckwiesen corre normalmente 60-70 maratone all'anno in autocontrollo, molto regolari, molto corretto. Chi c'è stato lo ha visto, però sono in autocontrollo, non c'è un giudice. Loro partono, si segnano, arrivano, c'è un bacchettino, lo fanno. Come lui, in Germania ce ne sono un'altra trentina di persone che fanno così. Tra l'altro Fon Palombini, quello che è venuto all'Orta, quello simpaticissimo, altro così, ne organizza anche lui una ventina, vicino ad Hannover. In Irlanda abbiamo figli irlandesi, molti race director, cioè gli organizzatori, partono e si tengono il tempo. Chi arriva se lo segna. Foxy. Senza ambulanza, il nostro Piero Ancora, mio compagno d'avventura, lo sa. Allora,
siccome ultima cosa, Foxy Enigma Marathon, serie inglese, dove i club inglese ci vanno, ma ci vanno a raffica, a nastro, veramente, fanno luci vive. Avevo fatto l'anno scorso un articolo, Foxy, mi rido di libertà, facendogli anche i conti in tasca, lui ci guadagna facendo il maratone 90.000 euro all'anno, non mette nessuno. Lui prende i tempi, partite tutte azzerate al GPS e fatemelo vedere quando arrivate. E così fatto, questo è un autocontrollo puro. Allora, noi del club, siccome qualcuno dice andiamo all'estero, facciamo i furbi, qualcuno chiacchiera, allora noi abbiamo detto, vabbè, queste maratone in autocontrollo non sono valide. Cioè, tirandomi veramente una mazzata sui coglioni, vero Piero? No, sulle palle. Sulle palle. Perché noi, Cristo e Notas, lo amiamo e andremo sempre a correre. Non ce ne frega un cazzo di disegnare la parte. Punto. Volete farmi un applauso, ma lo fate. Se no... Ok, per cui... Se qualcuno dice che le maratone in autocontrollo non vanno bene, alzi la mano. No, l'Italia è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Contatevi perché vedo che... Siete pochi? Contatevi. No, ce n'è di più di prima, eh. Uno, due, tre. Ma non passa comunque. Non passa. No, prima eravamo in 7. Contatevi, dai, alzate la mano e contatevi. Sì, scusate. Stiamo parlando dell'estero. Non facciamo confusione. In Italia le maratone devono essere omologate e devono avere i giudici. Punto. Posso aggiungere? Allora, quando è stato fatto uno dei primi regolamenti che poi sono stati elaborati, ritoccati, eccetera, eccetera, perché ogni tanto qualcuno veniva in mente qualcosa. E credo che il primo regolamento fosse il più tranquillo, il più chiaro, il più semplice. In Italia valgono le regole della federazione. Le regole della federazione sono misurazione del percorso, ambulanza, medico e presenza di giudici. Punto e a capo. La federazione non riconosce nemmeno i tempi dei CIP, perché i tempi dei CIP non sono riconosciuti ancora dalla FIDA. Tanto è vero che le gare FIDA hanno una presenza dei giudici che controllano il tempo, oltre i CIP. E tutte le gare che non sono omologate FIDA non vengono segnalate nel calendario nazionale. Punto. Altro discorso, torniamo al regolamento. Il primo regolamento prevedeva che le corse all'estero dovevano seguire il regolamento del paese, primo. Secondo, dovevano avere un sito dove poter andare a controllare le classifiche e i tempi. Punto. Che poi siano organizzate da Ottas, organizzate da Pico Pallino qualsiasi, quella è una gara valida. Questo era il primo regolamento e secondo me era il più sano. Il mio riferimento a chi andava a correre all'estero non era riferito a quelli che vanno a fare le corse intorno al lago Balaton eccetera eccetera, ma era riferito ad altre persone che vanno a correre all'estero da soli, vanno a fare delle belle maratone, Budapest, Mosca, eccetera, eccetera, e poi si scopre, perché c'è qualche un altro che le conosce, che hanno preso le scorciatoie, i taxi o da altre cose. Queste sono cose che fanno male al club, soprattutto se quello è conosciuto. La mia proposta è, torniamo al vecchio regolamento. Allora, ci siamo qua, volete rialzare le mani? Volete rialzare le mani per quest'ultima cosa? Io prima ne ho contati, erano circa 30. Allora, c'è qualcuno che vuole
fare questo cambiamento, cioè ad eccezione di quelle in autocontrollo che sono comunque vietate, cioè le gare in autocontrollo all'estero non valgono, alzate le mani chi vuole. Allora, le gare in autocontrollo all'estero sono da non ritenersi valide. Chi dice che non sono valide della terra mano. Avete capito tutti? Non ho capito. Allora, ripeto, le gare in autocontrollo all'estero, cioè le gare di Cristian Orta, devono ritenersi valide o non sono valide? No. Perché non ho... Chi dice che non... Allora, se non sono valide, cioè se volete barrare... Alzate la mano se dite che non sono valide, dai, forza. Oh, finalmente. Oh, questo non conta lì, dai, li ricontiamo. Gira, gira, ma tenete le mani in alto un attimo. Solo i soci possono alzare la mano. Solo i soci devono alzare le mani. No, è basta. Allora 66. No, gli affigliati non posso. Allora adesso andiamo a vedere quanti sono registrati in modo che... Hai capito? Quanti sono i registrati? Io vi ho detto. Vabbè, conteremo, vedremo alla fine. Attento, quanto si mangia? Perché sulla carta noi dovremmo essere 164, ma una ventina non sono ancora arrivati. Dunque, ci siamo. Dai, se no non finiamo più. Sono 66 votanti, poi registriamo, vediamo i registrati. Volete votare? Vabbè, non sappiamo comunque. Volete fare il contrario? Allora, chi vuole mantenere le gare in autocontrollo all'estero? Oh, vi dico un'altra cosa, che viene fuori un casino, perché quelli che vanno all'estero hanno doppie affiliazioni di club. Io e Piero siamo tedeschi, per cui avremo fuori un casino veramente. Però, allora, chi vuole tenere buone le gare all'estero, dica. No, poi cioè chi vuole lasciare quello che è, cioè all'estero vale il regolamento dell'estero, questo è il regolamento, non è che valgono quelle in autocontrollo o non valgono. Va bene, dai, allora vogliamo ritornare al vecchio regolamento, come diceva Corso, cioè teniamo buono le gare che all'estero ci sono, anche perché c'è una grossa complicazione che quelli che sono affiliati all'estero, ma io e Piero avremo un doppio ranking. Allora, vogliamo mantenere la vecchia regola? La vecchia regola vuol dire che le gare all'estero sono secondo i regolamenti dell'estero. Adesso contiamoli, su, parte importante, Avete capito? Abbiamo 108 soci in casa. Siamo solo una ventina, Scusate, 22, 23. Allora, se la cosa passa, per cui le gare all'estero e Cristian Orta non sono valide, per cui prossima assemblea ci sarà picca. Va
volevo solo, diciamo, dire una cosa. Naturalmente, diciamo, il vecchio regolamento vale per le gare fatte in precedenza, cioè questa decisione, questo cambiamento non ha effetto retroattivo, questo deve essere chiaro. Volevo fare una precisazione. Visto Brunetti è anche un candidato, lui non si è presentato, comunque questo lo presento io, è un candidato per le elezioni che faremo a breve, tutto qua. Vito Brunetti. Allora riteniamo chiusa questa discussione, per cui le gare all'estero in autocontrollo non sono più live. Assurdo che uno va a fare una maratona in Germania, omologata in Germania, e che in Italia non gliela tengono valida, in Germania gliela tengono valida, ma allora la maratona l'ha fatta o non l'ha fatta? Ma non è così, qui si parlava di gare. Sì, ma sono gare con un regolamento, con un controllo, che comunque c'è. Allora, la maratona che cos'è? È una roba indefinita, che per uno vale e per l'altro non vale. Io non mi sembra logico mettere in discussione questa cosa qua. Uno va, si iscrive, viene registrato, c'è una classifica. Io non le faccio, per esempio, quelle maratone, per cui non sto parlando per me stesso, non ne ho mai fatta una di queste qua. Però se c'è un regolamento, c'è un elenco del club tedesco, per me deve valere questa maratona, perché no? Così succede che uno lo chiama mare e l'altro lo chiama tona. Io propongo che si rivolti ancora, perché mi sembra assurdo. Volete rivotare? No, se no non finiamo più. Allora, ragazzi, scusate, è una domanda che chiedo al direttivo. Una maratona in Italia fatta in autocontrollo, cioè io domani mi alzo e dico oggi mi faccio una maratona, è valida o non è valida? Allora perché dovrebbe essere valida quella dell'estero, se in Italia non è valida? Quindi bisogna ritenere valide le maratone con tanto di regolamento approvato, non le maratone in autocontrollo. Almeno, una piccola mozione d'ordine, pur riconoscendo la grande validità al Consiglio di Nessuno, io credo che un tema così importante non si può discutere in questa Costituzione senza una chiarezza di proposte, perché ogni due minuti viene tirata fuori regola nuova. Io propongo semplicemente questo: un tema così importante va delineato, chiarito proposta per proposta, poi tra un mese, due mesi, fra sei mesi facciamo un'assemblea per bene e si vota su proposte concrete. Proposte tirate una parola per volta non si possono discutere. Bene, fino ad allora vale quello che c'è. Pronto. Allora, cosa facciamo? La teniamo così? E parliamo alla prossima! Alla prossima? La lasciamo così, dai. Il regolamento lo lasciamo così. Mi sembra l'intervento di Scarpa molto bello. Lo dicevano il nuovo consiglio. Così. Per cui andiamo avanti così, dai. Nessun regolamento viene cambiato da questa assemblea. Ok. Allora andiamo avanti, il prossimo punto è il regolamento del voto online, che era passato già all'altra assemblea, due assemblee fa, quelle di Terni. Il voto online è stato
poi a Reggio Emilia approvato dalla direttiva. Il voto online partirà praticamente da lunedì prossimo, in cui noi manderemo un elenco di quelli che non hanno votato questa sera e riceveranno a casa le credenziali. Molto facile, avete visto sul sito come votare, con solo quattro schermate non ci si loga neanche, con quattro schermate uno vota. Vi ricordo che, se poi parliamo delle votazioni, si possono mettere sette preferenze, i candidati sono 11. Bene, poi andiamo avanti, adesso diventa la fase più divertente, ci sono 80 coppe da dare. Parliamo un attimo dei programmi del prossimo anno, cioè il prossimo anno che noi abbiamo varato e che il prossimo direttivo penso porti avanti. Allora, la Super Marathon di domani, abbiamo al momento 282 partecipanti, 211 nella maratona, 12 nella 30 km, 38 nella mezza, 21 nella 10. Tutte queste, penso che arriveremo a un 40% di più dell'anno scorso. Tra poco arriverà qui con noi Giorgio Calcaterra, che sarà ospite nostro sia nella serata e anche nella corsa di domani. Dice che è un po' malato, però farà una maratona di 2:30. Viva Giorgio Calcaterra! Allora, i programmi prossimi sono sugli Expo che ho portato io come novità. E in pratica, un po' per promuovere le 10 in 10 e un po' per promuovere il club, sarò a Roma e contemporaneamente a Milano. A Milano ci sarà mio figlio Carletto. Se qualcuno vuole andare a Milano, dagli una mano. So che la Sara e Piero andranno dagli una mano. Io sarò giù a Roma. Poi andrò a Londra, alla maratona di Londra, poi ad Amburgo con Francesco Cappecci. Abbiamo organizzato una gita il 12 di maggio 2018 con la grande Carla in Francia, vicino a Bordeaux. Andremo a una delle tante maratone dei vini, quelle belle che ci sono dei vini in Francia, è Ablay, dove il protagonista è quello che corre sempre con la croce, lo chiamano Gesù. Non so se l'avete visto, se siete stati in Francia qualche volta. Dopodiché se viene qui Ricky Gianfranco, se parliamo un po' della sua. Abbiamo le quadrottathon a giugno, che sono uguali a quelle dell'anno scorso, tranne la prima, che è un po' più corta. Quest'anno le quadrottathon sono maratone secche, non sono ultra, perché i francesi l'anno scorso non venivano perché loro non se le contano le ultra. Però vabbè, se era la possibilità di accorciarle, e queste qua, in quadrottathon non saranno 1, 2, 3 e 4, come l'anno scorso. Poi abbiamo questa qui, che è la novità dell'anno, che è la Back to Campi, che è stata varata dal direttivo su proposta di Gianfranco. Fai due parole, Gianfranco. Allora, il paese di Campi è un paese in provincia di Perugia, a 11 km da nord. È un paese che viveva di turismo, perché c'erano 16 chiese, queste 16 chiese sono state completamente distrutte, praticamente il paese non ha nessuna più attività turistica. La Proloco si è impegnata per la costruzione di un centro sportivo residenziale che avrà un costo abbastanza notevole, si parla di circa 3 milioni di euro. Personalmente sono stato coinvolto in questa faccenda dai ristoratori bolognesi, che hanno fatto parecchie manifestazioni a favore di questa iniziativa, e quindi niente, mi hanno coinvolto. Credo che l'iniziativa sia di notevole spessore, perché riguarderà sì un paese di pochi abitanti, però è talmente vicino a Norcia, tra Norcia e Cassia. Quindi come capacità di aggregazione turistica è sicuramente molto interessante. Organizzo
insieme al club ovviamente, che sponsorizza, cioè, anzi patrocina l'operazione, una 4 giorni. In questi 4 giorni ci saranno 4 corse brevi e ci saranno anche 2 maratone, cioè praticamente giovedì e venerdì 2 corse brevi, sabato e domenica ci saranno 2 corse brevi e 2 maratone. La prima maratona di sabato è la maratona della Lenticchia, che in questa settimana ho ricevuto una notizia dalla direzione del parco dei Monti Sibillini. Praticamente il percorso si sviluppa tutto in area protetta, area naturale del parco, quindi molto probabilmente avremo un numero chiuso, ce lo dovranno comunicare a breve, però più di tante persone non potranno transitare, perché c'è molta, cioè la fauna in questo periodo si ripopola e quindi crea dei problemi. Mentre la domenica ci sarà una maratona che sarà a Campi Preci, Norcia, tutta in zona non del parco, comunque tutta montagna, la montagna lì non manca, manca la pianura. E quindi niente, sto cercando di organizzare un pullman che parta da Bologna per Campi, in più a breve sul sito, che sarà pronto in una settimana, 10 giorni, ci sarà l'elenco di tutte le strutture ricettive della zona. Tenete presente che non ci sarà Papo Gara, a meno che non ci siano donazioni da sponsor o d'altro. Ci sarà la medaglia e il diploma per tutti, ci sarà la possibilità di un centro di aggregazione organizzato dalla Proloco, e quindi il tutto dovrebbe funzionare bene. I giorni sono gli ultimi 3 giorni di giugno e il 1° di luglio, quindi anche se siamo in montagna la temperatura dovrebbe essere buona. Ok, andiamo avanti con le altre. Una piccola parentesi, la maratona di Suviana quest'anno è stata spostata al 20 maggio e inoltre il percorso è completamente nuovo, quella famosa salitina non c'è più. Ce n'erano due, no? Una rimane, non è che quella. Ok, poi abbiamo, andando avanti nei mesi, abbiamo la maratona. È arrivato Riccardi, un applauso a Riccardi. Allora, le 10 in 10 quest'anno hanno una novità che era ultra, è tutto come prima tranne la ultra, che è 56 e 7. Praticamente quelli che la conoscono, ci sarà la possibilità di fare la maratona e poi ritornare a Pella, dove ci sono i giudici, e si svilupperanno 56 e 7. 56 km 7, la penultima delle tappe è stata messa anche nel calendario di Utah. Guardate il calendario di Utah se dentro anche questa cosa qui. Per quanto riguarda le cose a contorno, ci sono sempre le gite come l'anno scorso, adesso questo è un programma di massima. Qualche novità sulle gite poi le vedremo per la prossima. La penultima nel calendario di Utah. Guardate il calendario di Utah, è stato un scorso. Stasera ci sarebbe tutto il Sassuolo che parlava un po' di cose, però non è potuto venire. Dopodiché abbiamo l'ultima che abbiamo messo qui in programma, che è la maratona del presidente di un altro anno. E c'è la novità, vero Lore? Che la portiamo al parco urbano Franco Agosto, perché l'anno scorso con la pioggia abbiamo veramente visto i sorci verdi, non sapevamo se far partire la gara. Il Parco Agosto è molto più arioso, bello, c'è un lago in mezzo, abbiamo visto un percorso di 2 chilometri, si conosce Forlì, si fa un giro, presso a poco sarà come prima, c'è un ristorante in mezzo, penso che sarà una bella novità per tutto il mondo. Dopodiché nell'anno prossimo, adesso non so, noi avevamo sospettato di fare 2 cose,
fare una gita in India, perché c'è qui Silva Pampandian, che è l'indiano, che praticamente fare la maratona di Mumbai, poi ritornando quella di Dubai, come quella che si è stata venerdì scorso. È una gita uguale identica a quella che ha fatto il quarto tedesco, Mario Sagasso, che è molto bella, si fa questa doppietta, si sta via una settimana, si batta giù un'altra, si fa un po' di giro. Ultima cosa che vorremmo fare, un altro anno, poi chiudo l'assemblea, è di portare l'assemblea non più qua, ma di portarla in Sicilia. Veramente, eh? Io voglio fare questa proposta, io non so se sarò ancora io un altro anno qua, di pagarvi il volo in Sicilia, perché andare con 25 euro si va a comodo. E invece di regalarvi la borsa, vi regalo il volo in Sicilia. Poi quando siete là, ragazzi, è bellissimo. L'assemblea probabilmente sarà là. Per portare, vabbè, il nostro discorso un po' in giro per l'Italia, per non stare sempre qui. Magari la Supermarathon si rifarà. Supermarathon se si rifarà, però si rifarà, come dico io, cioè coinvolgendo le assessorate e tutte le cose locali, cosa che quest'anno non c'è stata, perché pensano solo al carnevale. Ok, Mario, Massimo? Ragusa, non perché ho festeggiato io i miei 500 maratoni, sono 14 anni che vado a Ragusa Ibra. Vi dico che ci sono splendori che l'Italia va riconosciuta, il club deve essere il club Italia, che deve essere fatto una volta al sud, una al nord, una al centro ogni anno. L'assemblea del club, che vuol dire club Supermarathon, dobbiamo andare noi a trovare queste incantevoli situazioni di gare. Per me Ibla Barocco Marathon 2019, il club deve andare in Sicilia. Roma, è una proposta, si può andare anche in altro. Bene, per cui io ritengo chiusa l'assemblea. Se c'è qualche intervento che vuole essere fatto adesso, poi passo alla presentazione dei candidati del prossimo direttivo. C'è qualcuno che vuole intervenire prima della chiusura? Vuole dire qualcosa? Chiudo uno, chiudo due, chiudo tre. L'assemblea è chiusa. Bene, allora passiamo alla presentazione dei candidati. Vorrei qua gli 11 candidati. 10. Manca Simonazzi. Mettetevi qua schierati in ordine alfabetico, forza. E vorrei qua i presidenti uscenti, tra cui me, tra cui...